Buongiorno ragazzi, benvenuti sul mio canale Let's Talk About. Oggi ho deciso di fare un video particolare, ovvero una challenge. Più era molto famosa la challenge di che cosa abbiamo nelle borsette noi donne e venivano fuori di tutto e di più. Ovviamente mi piacerebbe fare anche quella challenge lì. Oggi però ho optato per una challenge un pochino simile ma un pochino diversa, ovvero che cosa ho e che cosa tengo abitualmente nella mia trousse dei trucchi. E vi faccio vedere che cosa io abitualmente tengo nella mia trousse. Vi lascio subito il video e buona visione. Ok ragazzi, allora io ho messo praticamente tutti i miei trucchi qua sparsi, perché ovviamente nella trousse non ci stavano quasi più, quindi io prenderò a caso dei trucchi e vi faccio vedere che cosa c'è nella mia trousse dei trucchi. Allora, la prima cosa che mi è venuta in mente è ovviamente il fondotinta. Il fondotinta che sto utilizzando in questo momento è di Clinique ed è il Super Balanced. La mia recensione su questo la farò più avanti. Io vi dico comunque che è molto 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 complicato applicarlo, perché non ha niente che lo faccia, cioè praticamente è come una boccettina ed è molto scomodo prelevare il prodotto. Ovviamente bisogna, io utilizzo questo fondotinta picchiettandolo sulla Beauty Blender, sulla mia spugnetta, e poi applicandolo, però in realtà è molto scomodo. La prima cosa che troverete sempre nella mia trousse sarà il fondotinta. In questo momento io sto utilizzando questa qua di Guerlain, è una confezione doppia, ha un profumo di viola perfetto e buonissimo per la primavera. Si presenta in queste piccole gemme, in queste piccole palline chiamate appunto meteoriti. È molto comoda perché la posso portare in borsetta senza dover avere mille cose e così varie. Poi, oltre al profumo, devo dire che è la prima cipria che effettivamente va ad opacizzare per tutto il giorno e comunque a uniformare il colore, perché sono piccole meteoriti di tutti i colori diversi, e che riesce a mantenere effettivamente la mia pelle non unta. Quindi, altro prodotto che io utilizzo praticamente sempre, ovviamente, è la cipria meteoriti di le perle di Guerlain. Ok, passiamo al prossimo prodotto che utilizzo nella mia trousse. Allora, come può non mancare un'antiocchiaia nella borsetta o nella trousse di una donna, io mi chiedo. Allora, io utilizzo la versione in stick di Deborah. Adesso l'ho utilizzato così tanto che sono andate via tutte le scritte, però praticamente è un fondotinta ad alta copertura in stick, la versione più chiara che c'è, il numero 01 Light. Io mi trovo non bene di più con questo, praticamente riesce a coprire tutte le occhiaie in un colpo solo, cioè non c'è bisogno di fare troppe passate. E devo dire che effettivamente dura tutto il giorno, quindi questo lo consiglio a tutte le persone che soffrono di occhiaie o tutte le persone che vogliono avere una copertura altissima senza andare a spendere chissà che cosa. Io adesso poi vi metto il prezzo e devo dire che di questo prodotto io dico solo bene. Ok, allora, altro prodotto. Ok, io ho detto che non mi piacciono molto i prodotti di Chanel come make up, però ho fatto un'eccezione sulle terre abbronzanti. In particolare questa qui è la terra di Chanel Le Beige, la numero 70. Questa terra qua ha un potere di colore, ha una pigmentazione veramente stratosferica. Dentro ha anche il suo pennellino di setole super super morbide, ed è un prodotto che veramente io vi consiglio, perché dura tantissimo. Ha un profumo squisito, è comodissimo perché appunto, come vi dicevo, dentro c'è anche il suo pennellino, e come colorazioni ce ne sono di tutti i tipi, ma davvero di tutte le colorazioni. Quindi questa è la terra che io ultimamente sto utilizzando di Chanel, la numero 70. Ok, altro prodotto, il mascara, l'infallibile che non manca mai. L'unico che ho comprato più spesso e volentieri è questo qua di Rouge di Eva. Ha uno scovolino perfetto, a parte il profumo, ha uno scovolino veramente, oella, ha uno scovolino veramente carino e che prende tutte le ciglia. Ha un prezzo, come vi dicevo, veramente ridicolo, cioè proprio ridicolo. È un prodotto che vale tantissimo, ma che fortunatamente lo vendono a pochissimi soldi. E allora, altro prodotto è questa mini palette di Clarins. E devo dirvi la verità, io questa l'ho comprata a Parigi e non sono sicura che ci sia anche in Italia.
È un'edizione limitata, ma è veramente comodissima perché all'interno ha tutti i colori di una palette da tutti i giorni: i colori chiari, i colori medi, i colori scuri e i colori molto scuri. Quindi si può fare un colore, un trucco beauty, un trucco quotidiano, un trucco per lo smokey eyes, quindi ha tutti i colori per fare qualunque cosa. Ovviamente è praticissima, comodissima, ha pure lo specchietto. All'interno non aveva solo il pennellino, ma quello, vabbè, diciamo che è irrilevante. Non manca mai, più che altro perché quando c'è da fare un ritocco o devo andare a truccare qualcuno o una sposa e mi trovo un attimo in difficoltà, non mi porto tutta la palette, che adesso vi faccio vedere quella più grande, e mi porto questa qua, che è la mia alleata super numero uno, perché come vi dicevo è comoda, pratica ed è stupenda. Ovviamente Clarins è una marca ottima e sono contentissima di averla comprata. Poi ci sono delle bellissime libellule sopra che mi danno tantissima gioia. Come dicevo, c'è anche l'altra palette che io utilizzo molto più spesso, perché quando sono a casa trucco piuttosto che vado a truccare qualcuno mi ritrovo molto meglio, ed è questa palette di Kryolan, ovviamente un pochino sporca perché è abbastanza, non è tanto vecchia, ma comunque all'interno ha 18 colori, e che sono questi qua. Questi sono i 18 colori, quindi vedete che è una palette con tutte le tonalità. Mi piacciono tantissimo queste tonalità qui, questa e questa, che è praticamente un tortora e un, come posso dire, un color marroncino chiarissimo. E questa è la palette che io utilizzo maggiormente, l'ho ricomprata già due volte. E ovviamente la marca Kryolan è ottima, la usano i truccatori di tutto il mondo, soprattutto chi trucca a teatro, perché ha un'ottima resistenza e ha un'ottima pigmentazione. Quindi, oddio, questo, allora, non manca mai ovviamente anche il piegaciglia, nonostante io utilizzi spesso e volentieri le ciglia finte a ciuffetti, e ovviamente un tocco di mascara me lo do sempre qui, e quindi questo mi abbandona neanche lui mai. Ok, allora, andando avanti, abbiamo è ancora in celofanato, abbiamo la mia Curvitude di Maybelline New York, che è la mia, diciamo, l'unico trucco che utilizzo veramente tutti i giorni, che non manca veramente mai nel mio trucco, ed è l'eyeliner. Ovviamente è l'eyeliner. L'eyeliner si presenta così, ha questo pennellino fatto a, diciamo, a pennarello. È ottima la coprenza, ottima la tenuta, il prezzo è veramente ridicolo. Essendo così curva, lo scovolino ha questa piccola curva, è molto facile da applicare. Poi ho fatto anche il video, quindi vi dico che ve la faccio poi vedere applicata proprio alla pelle. Cosa non può mai mancare in una trousse, ovviamente? Le beauty blender. Adesso questa qua l'ho utilizzata veramente tanto, ovviamente in questo periodo poi ci sono state tantissime spose, e devo dire che l'ho utilizzata veramente in tutte le salse, di tutte le forme, di tutte le dimensioni, e quindi è una cosa che non può abbandonare una makeup artist, piuttosto che una truccatrice semplice, piuttosto che un estetista. La beauty blender è sempre con me, ne utilizzo di solito due: una per il fondotint d'applicazione e l'altra per fare il contouring, quindi zone scure e zone chiare, come potete vedere. Quindi le beauty blender non mancano mai. Ok, allora, oltre alle beauty blender, ovviamente io mi avvalgo dell'aiuto di questi due pennelli. Ovviamente non ne ho solo due, ne ho di tutte le dimensioni, di tutte le marche, di tutti i costi, per forza di cose, perché io adoro sperimentare. Questi due sono quelli che io principalmente utilizzo in questo momento. Allora, il primo è praticamente un kabuki, oddio, ecco così, e ha la forma dello zigomo, quindi vedete, lo andate a passare nella vostra terra, o piuttosto che, e andate a fare questo lavoro qua. Quindi lui è molto preciso, fa questo lavoro di, come si dice, di contouring, ed è un pennello che veramente ha delle setole stupende, è di Kiko, quindi non costava neanche chissà che prezzo, e devo dire che mi sono trovata veramente molto bene effetto, quindi questo non manca mai. Il secondo pennello è quello, appunto, quello da cipria, quello da terra, quello dove vado poi a fare i lavori un pochino più grossolani, quindi non c'è bisogno di una simile, cioè sono proprio due cose completamente diverse, sono due, questo è per i dettagli, questo invece per le cose un pochino più grandi e più grossolane. Ok, altro prodotto di Kryolan. Allora,
Questa è praticamente una piccola palette di tre tonalità. Allora, questo qua, questo tono qua più sul marroncino, lo utilizzo per fare appunto i segni del contouring. Questo è un blush sul pesca, diciamo. Invece questo è un blush un pochino più naturale, che utilizzo praticamente sempre su di me e soprattutto su chi trucco, quando devono fare magari dei servizi fotografici piuttosto che le spose, che non devono avere quei blush troppo importanti. Proseguiamo. Allora, ovviamente questa è una delle matite labbra che io utilizzo maggiormente. È di Max Factor, ha una persistenza veramente ottima, quindi nella mia trousse non mancheranno mai le matite per le labbra, anche per me, anche perché sono veramente importantissime. Ricordiamoci che per mettere bene il rossetto, ma anche semplicemente un gloss, bisogna avere come sempre una linea da seguire nel trucco. Quindi, e soprattutto, è molto importante, ma non tutti lo sanno, la matita evita che il rossetto sbavi, perché ovviamente tutti noi abbiamo delle zone un pochino più critiche, dove ci sono magari più rughette, piuttosto che il codice barre vero e proprio, e le matite ci aiutano proprio a mantenere integro e nei contorni precisi il rossetto. Quindi le matite per le labbra, adesso ve ne ho presa una, in realtà ce ne sono 5, però non sto qua a farvele vedere tutte, sono praticamente tutte sul color carne, chi più scure, chi più chiare, e sono effettivamente sempre con me, sempre, sempre, sempre. Ok, altro prodotto. Allora, è questo qua di Deborah. È praticamente un eyeshadow ed è praticamente un eyeshadow, un ombretto in matita, una matitona. È veramente stupendo, perché questo qua lo utilizzo molto anche, oltre per fare il punto luce degli occhi, lo utilizzo al di sopra delle sopracciglia per dare questo, vedete che c'è questo effetto un pochino luminoso. E questo è lo swatch, vedete che è veramente strepitoso, ha una coprenza infinita e poi potete andare ovviamente a sfumarlo e quindi farlo vostro, cioè potete fare qualunque cosa vogliate, chino come quello che sto usando di Biella oggi, sempre in stick, che questo qua ha una tonalità invece un pochino più dorata e molto meno evidente, vedete? Questi sono due illuminanti che sto utilizzando maggiormente in questo momento, ovviamente in stick e in matita. Ok, tocchiamo un tasto dolente, no, però io ovviamente sono una patita, oltre che di profumi, soprattutto di rossetti. È una mia malattia, io ovunque vado devo comprarmi un rossetto. Quindi utilizzo spesso e volentieri questi rossetti qua di Dolomia, che sono veramente buonissimi. Sono più che altro dei rossetti iperidratanti, però devo dire che hanno una coprenza molto bella e durano veramente tanto. Questo è il The New Rose, mi sembra, e ha una, non so come dirvi, è molto delicato, però si nota, quindi ha un effetto doppio, quindi di valorizzare il tuo incarnato delle labbra e nello stesso tempo non coprirle troppo e lasciare appunto il loro colore. Quindi è il numero 6464, non mette fuoco, vabbè, ve lo scrivo io, il numero 64 The New Rose. Assai, non ogni giorno a me piace cambiarli, non ne metto mai una volta, cioè difficile che io metta un rossetto per due giorni consecutivi, mi piace sempre cambiare, mi piace sempre sperimentarli, soprattutto quelli matte. Ultimamente sto usando molto i gloss, perché quest'anno vanno per la maggiore i gloss, quindi hanno quell'effetto bagnato che effettivamente quest'anno va di moda, e poi sono bellissimi perché ti lasciano una bocca così idratata che poi sembra che tu abbia del velluto addosso. Per gli amanti delle ciglia finte, come non può mancare la colla, ovviamente è indispensabile. Utilizzo questa colla qui, la marca si chiama Kiss, ed è una colla particolare. Io per tantissimo tempo, utilizzo le ciglia finte a ciuffetto, e ovviamente con l'applicazione tutti i giorni di questa colla, le ciglia ne vanno un pochino a soffrire e a essere un pochino indebolite, perché hanno sempre comunque delle sostanze, cioè ovviamente essendo colla ha delle sostanze chimiche che danno un pochino di reazione all'occhio, soprattutto chi ha l'occhio abbastanza sensibile. Quindi che cosa ho fatto? Sono andata alla ricerca di una colla un pochino più, visto che non volevo rinunciare alle mie ciglia finte,
sono andata alla ricerca di un prodotto un pochino più naturale e l'ho trovato. Allora, è una colla completamente total black, ha è proprio il colore che è esattamente quello della confezione, quindi è una colla nera. Di solito le colle sono sul bianco trasparente e poi diventano trasparenti. Oltre ad essere completamente naturale, contiene dentro dell'aloe, quindi è anche molto leggera come formula e ha un'ottima persistenza. Io la adoro, la ricomprerò per sempre. Ok, qua passiamo veloci. Ho trovato il mio temperamatite doppio, ovviamente ho perso la parte sopra, ce l'avrò da qualche parte in bagno e ovviamente io compro sempre i temperini doppi perché, come vi ho fatto vedere prima, io utilizzo molto spesso le matite grandi e uso molto spesso le matite piccole qui. Bene ragazzi, il video è terminato, spero vi sia piaciuto e fatemi sapere che cosa ne pensate, soprattutto che cosa tenete voi nelle trousse dei vostri trucchi, che a me fa sempre piacere saperle, sono curiosissima. Se vi è piaciuto il mio video potete mettere un like, se avete voglia e avete piacere iscrivetevi pure al mio canale YouTube, Let's Talk About, e se avete qualche domanda ovviamente scrivetemela, io sono felicissima di rispondervi sempre. Un bacione e ricordatevi, Let's Talk About.